Potete accomodarvi. Benvenute e benvenuti nel Palazzo del Consiglio regionale della Puglia. Noi solitamente accogliamo le classi con un percorso che dura 2 ore, che oggi non vi potremo offrire sicuramente perché il cuore della manifestazione di oggi è questa cerimonia di premiazione. Quindi io mi permetto giusto di inquadrarvi, ragazzi, dove siete, cosa facciamo in questo palazzo. E parto dalla Costituzione italiana, dalla norma principale del nostro ordinamento giuridico. Articolo 121 della Costituzione. Sono organi della regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. Voi magari più solitamente nella vita quotidiana conoscete sicuramente il Presidente della Regione, che rappresenta l'intera Regione, la Giunta, che è poi composta da diversi assessori competenti per materia. Il Consiglio regionale invece cosa fa? Che appunto, come abbiamo detto, la Costituzione delinea come un organo autonomo, diverso da quelli precedenti. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitele dalla Costituzione e dalle leggi. Quindi voi siete qui oggi, ragazzi, nell'aula consiliare dove vengono approvate le leggi regionali. Questa è la nostra principale competenza. Il procedimento di approvazione delle leggi è un procedimento complesso che ovviamente oggi non andremo ad affrontare, che prevede dei passaggi prima nelle commissioni e poi qui nell'assemblea. Mi permetto in questo momento di ringraziare l'avvocato Anna Rita Del Giudice, che è la dirigente che coordina tutto l'iter legislativo dei diversi passaggi. Le commissioni che abbiamo presso di noi, il procedimento è disciplinato sia dallo statuto della Regione Puglia e sia dal regolamento interno, ce ne sono alcune ordinarie che sono divise per materia, cioè le diverse leggi prima di approdare l'approvazione vengono analizzate a seconda della materia di competenza. E abbiamo poi invece una commissione speciale che quindi di volta in volta in ogni legislatura può essere o meno nominata, ecco perché si chiama speciale, che è la Commissione regionale di studio ed inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. E su questo adesso vi illustra il presidente della commissione, che è Renato Perrini. Prego, presidente. Io sono molto emozionato perché a vedere tanti ragazzi è una cosa bella, perché prima avete detto la luce sono loro, perché insieme a Anna Rita, ai miei colleghi consiglieri e a tutti gli altri abbiamo fatto questo progetto, abbiamo proposto questo progetto, è una cosa bella. Perché direi che si parla sempre di cose sofisticate, di cose che non vanno. Mi è venuta questa idea di coinvolgere i ragazzi, perché noi purtroppo della mafia o di queste cose ce ne ricordiamo il 23 maggio del 1990, di quella data famosa, ma credo che di legalità di questi argomenti bisogna parlare tutti, non dico tutti i giorni, ma quasi, perché viviamo, diciamo, in questo paese, viviamo tra la gente e purtroppo ho notato che negli ultimi periodi, soprattutto quando c'è stato il problema del Covid, c'è stato un po' un rallentamento nei rapporti fra i ragazzi e anche fra di noi. Io mi leggo un mio pensiero. Grazie a tutti per essere venuti e un caro saluto va anche agli studenti, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti che oggi non sono qui con noi, ma stanno seguendo in diretta streaming l'evento, perché ognuno di voi ha reso possibile questa cerimonia che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza. Infatti spero che la giornata di oggi sia fonte di ispirazione per rendere il nostro territorio un luogo migliore in cui vivere. La mafia lucra, uccide, giudica e distrugge. Si erge come autorità equivalente allo Stato, ma non lo è. Lo Stato siamo noi, la lotta alla mafia necessariamente deve essere un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, a partire da voi giovanissimi, perché siete il futuro di questo Paese. La legalità non è un concetto astratto, è il presupposto affinché nessuno possa sopraffare l'altro e restare impunito.
In questo processo la famiglia, la scuola, le istituzioni, tutti assumono un ruolo fondamentale. Bisogna fornire ai ragazzi gli strumenti per comprendere la responsabilità individuale. L'educazione alla legalità deve essere un impegno collettivo che mira alla formazione di cittadini responsabili che sia in grado di contribuire al benessere della comunità. Ognuno di noi deve farsi portatore di questo messaggio. Il progetto Mi impegno per la legalità, iniziativa di questa Commissione, è solo all'inizio, ma la nostra partecipazione e i risultati raggiunti hanno dimostrato che la strada giusta per tutti noi per continuare a essere portatori e divulgatori di legalità. Questo è il mio augurio, che sin dall'inizio per la nostra regione di un cambiamento verso una società migliore, senza corruzione, paura e omertà, ma di giustizia, democrazia e legalità. Adesso procederemo con la premiazione degli istituti scolastici. La dottoressa Perrone annuncerà i vincitori, mentre consegnerà gli attestati insieme al componente della commissione di studio e d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata. Durante la premiazione verranno proiettati tutti i lavori dei ragazzi assemblati in un unico video realizzato dal tecnico informatico del Consiglio dei Consigli, e a chiusura dell'evento saranno trasmessi 6 video, uno per provincia, scelto della struttura della Commissione Criminalità, in base alla durata, qualità, video, audio, creatività e performance dei ragazzi. Infine, voglio ringraziare tutto lo staff della struttura del Consiglio, la Commissione di Valutazione e i tecnici per l'ottimo lavoro svolto e durante l'organizzazione del concorso e della cerimonia di premiazione. 20 marzo 2023. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Allora sì, stavamo attendendo l'arrivo della Presidente del Consiglio regionale, che è Loredana Capone, che è impegnata in una riunione qua in sede. Quindi nel frattempo sì, ci avviamo con la premiazione e quindi cominceremo. Allora intanto vedo la regia, come ha annunciato il Presidente, abbiamo in proiezione nel frattempo i lavori, alcuni dei lavori. Voi sapete bene che il concorso prevedeva sia degli elaborati di testo, sia degli elaborati grafici e sia anche dei video. Alcuni video saranno trasmessi poi alla fine di questa premiazione, invece tra un po' scorreranno le immagini di alcuni elaborati, più che altro quelli grafici. La premiazione invece la facciamo in ordine di provincia, quindi cominciamo con la provincia di Bari, con il conferimento degli attestati che saranno conferiti dal Presidente Renato Perrini. Non sono arrivati ancora gli altri consiglieri. Ok, va bene. Allora, chiamo per la provincia di Bari l'Istituto Scolastico Leonardo da Vinci di Cassano. Man mano che vi chiamo venite pure qua al centro, dal laterale, chi c'è per il da Vinci di Cassano. Il titolo del lavoro era La Gazzetta della Legalità. Ritirano il premio la professoressa Basanisi Anna e l'alunna Adriana Nardulli. Allora, prego, venite pure da questo lato così facciamo la foto. Allora, l'altro attestato, Rosi. Io procedo intanto perché siete tantissime le scuole da premiare, come sapete i premi erano in tutto 48. Allora, chiamo già l'Istituto Scolastico Basile Caramia Gigante di Alberobello, pluripremiato con i lavori La Mafia e Riflessioni sulla Mafia. Ritirano i premi il professor Paolo De Palma e gli alunni Marta De Vincenzo, Nicola Giuseppe Palmisano, Vitangela Felice e Miriana Palmisano. Ci sta il Caramia? Ecco di qua, Presidente. Bravi e complimenti ragazzi e tutto l'istituto. Molto bravi, mi dicono che i lavori sono davvero belli, interessanti. Complimenti a tutti voi e all'impegno, all'interesse che avete messo nella realizzazione di questi video. Il consigliere Romito nella premiazione.
Allora, la prossima... No, cioè se sono divisi per prendere. La prossima scuola può prepararsi il Cartesio di Trigiano con il lavoro Il mio impegno per la legalità. Ritirano il premio la professoressa Maria Morisco e gli alunni Francesco Bagalà, Ernesto Boraccesi e Edoardo Nutricato. Prego, prego, Trigiano. Prego, bravi, complimenti, professoressa, ragazzi. Grazie a tutti voi. Davvero per noi è una gioia avervi qua e premiare il vostro lavoro. Davvero bravi. Intanto chiamo la prossima scuola, l'Istituto Scolastico Quinto Orazio Flacco di Bari, con il lavoro Flacco Game, Vinci con Giustizia. Ritirano il premio la professoressa Annalisa Augenti e gli alunni Sara Dinnella e Marinella Schiavone. E qua il Flacco di Bari. Intanto faccio una comunicazione di servizio per tutti i docenti affinché riferiscano. Ovviamente il premio consisteva in 500 euro che vengono dati all'istituto scolastico. La scorsa settimana abbiamo raccolto tutti i vostri codici IBAN, quindi è stato già disposto il pagamento. Potete avvisare le segreterie di verificare che l'accredito risulti. Intanto salutiamo la consigliera Deborah Cilento che ci ha raggiunto. Allora, chiamo la prossima scuola, l'Istituto Federico II Stupor Mundi di Corato, titolo del lavoro Giocare con la vita, ritirano il premio il professor Pietro Luigi Cerverrella e le alunne Raffaella Cantatore. Bravi, complimenti. Restiamo in zona con l'Istituto Scolastico Corato loro. Sì. Ah, bravi. L'Istituto Scolastico Denora Lorusso di Altamura, con il lavoro La povertà vittima della criminalità, ritirano il premio professor Plasmati Michele e gli alunni Ilaria Chiara Dia, Antonella Masiello, Angela Simone e Anna Tragni. Forza ragazzi! Bravi, complimenti, tutte donne vedo! Bravissimi, ad eccezione, benissimo. Lo vedete bene ragazzi che siccome siamo tanti, oggi poteva essere presente soltanto una rappresentanza, quindi ci sono dei casi in cui i lavori sono stati fatti dai singoli alunni, dei casi in cui invece c'era la classe che ci ha lavorato, addirittura più classi, poteva essere presente soltanto una rappresentanza. Ovviamente l'omaggio e il ringraziamento è per tutti quanti, perché l'impegno è di tutti. Prossima scuola è il Socrate di Bari. Titolo del lavoro Aspettando il padrino, ritirano il premio il professor Domenica Viola, gli alunni Giuseppe Bellacosa e Francesco Adamo. Prego. Ecco, qui sono tutti maschi, eh? Siamo. Vado avanti con l'Istituto Cagnazzi di Altamura, titolo del lavoro Che cosa significa violare un luogo sacro come l'istituzione scolastica. Ritirano il premio il professor Clemente Biagio e gli alunni Barbara Bruno e Anna Laura Denora. Prego. L'ho detto prima, mi sei distratta. Intanto io colgo l'occasione per fare un ringraziamento particolare a tutta la struttura della commissione, alla dottoressa Narita Del Giudice, a Rosi, alla nostra brava Rosi, l'ultima arrivata, ma devo dire bravissima, all'avvocato Daria, ero bravi tutti quanti. Se questa iniziativa è giunta a questo bel termine, anche per l'impegno loro, continuo.
costante. Le opere candidate erano il doppio dei premi ai ragazzi, quindi non era scontato vincere, e le opere sono state selezionate dalla commissione, che vogliamo anche ringraziare perché oggi non è presente qui in sede, dalla dottoressa Tiziana Di Cosmo, dall'onorevole Gero Grassi e dalla professoressa, che adesso non mi viene il nome, adesso ricorderò. Vuole dire qualcosa il dirigente scolastico? Certo, concediamo la parola. Grazie di cuore oggi a chi è partecipe, ma mi premeva solamente fare una piccola dichiarazione. Non è facile che le istituzioni, e quindi la nostra regione Puglia, per benemerita azione del suo presidente di commissione, ci invoglia, ci spinge, ci incoraggia a dare questo percorso sulla legalità. Ecco, mi impegno molto spesso, lo ha detto poco fa il per me è onorevole Perrino, sulla idea della responsabilità individuale. E allora oggi, ecco, diciamo, al di là delle foto, degli attestati e della bontà dei lavori di tutti gli studenti, veramente il mio è un ringraziamento come uomo della scuola, come siamo tutti quanti, credo che, ecco, non è mi hanno già tagliato, ecco, dicevo, non è facile avere l'impegno accanto a noi delle istituzioni. Quindi, caro Presidente, onorevoli tutti, consiglieri e amati colleghi, veramente si debba ripartire da questo percorso di oggi, che non è solamente una celebrazione, ma veramente un impegno che deve continuare, spero, per tanto, tantissimo tempo. Ovviamente ringrazio anche la nostra scuola, la comunità Cagnazzi di Altamura, per il lavoro insieme a tutti quelli che ho già visionato, e ancora ci resta da vedere qualche altra cosa, sull'impegno, sulla garanzia che i giovani siano veramente propensi a questo percorso della legalità. Grazie. Grazie professore. Allora si è unita alle premiazioni la consigliera Lucia Parchitelli, e chiamiamo l'Istituto Scolastico di Rutigliano, l'Alpi Montale, con il lavoro intervista inedita Roberto Saviano. Ritirano il premio, ci sta la scuola di Rutigliano? Ah, ok. La professoressa Maria Carmela Lollino e le alunne Sara Sciacovelli e Maria Elena Cacciapaglia. Adesso tocca, sì. È finito Bari. Sì, allora abbiamo finito con la provincia di Bari, passiamo con la provincia di Barletta. No, consigliera, se vuole restare con noi, perché per la provincia di Barletta abbiamo sempre il presidente Renato Perrini, la vicepresidente della commissione Deborah Ciliento, e doveva esserci l'altra componente, la Grazia di Bari, però non è in sede, quindi magari può restare lei. Benissimo. Allora chiamo subito per la provincia della BAT Barletta l'Istituto Scolastico Carlo Caffiero, pluripiemato con i lavori Ci sa, la libertà alla base della vita umana, scopriamo l'educazione civica, storia di un camaleonte e mafia e infiltrazioni nella politica. Ritirano il premio Rossana Di Viccaro e la professoressa Anna Maria Rosaria di Bari. Con gli alunni, siccome sono più lavori, ci sono più alunni, abbiamo Ilaria Di Benedetto, prego, Raffaella Strignano, Giuseppe Borracino, Lucia Lombardi, Monica Drago, Salvatore Alberto Valente e Giovanni Spregola. Complimenti e bravi. Complimenti professoressa. Ok, noi procediamo spediti proprio per non fare annoiare nessuno, però ciascuno ha diritto ai suoi tempi e a godersi questo momento.
Quindi chiamo nel frattempo l'altro istituto scolastico, sempre di Barletta, il De Nittis. Con il lavoro e il silenzio della gente ritirano il premio la professoressa Alessandra Filannino e gli alunni Massimo Doronzo e Maria Ricatti per il De Nittis. Benissimo, allora passiamo subito alla provincia di Brindisi, perché voi sapete ragazzi, avete visto il bando, che i premi erano proporzionali alla grandezza territoriale dei territori, ecco perché sulla BAT ne abbiamo di meno. Allora, per la provincia di Brindisi restano con noi il presidente Perrini e abbiamo anche il consigliere Alessandro Leoci. Chiamo l'Istituto Scolastico Ferraris De Marco Valzani di Brindisi, con il lavoro calendario della legalità ritirano il premio la professoressa Maria Vincenza Caretto e gli alunni Giorgio Montanaro e Francesco Pisani. Bene, bravi, complimenti. Chiamo intanto il prossimo istituto, Istituto Scolastico Francesco Ribezzo di Francavilla Fontana, pluripremiato con i lavori Focus Antimafia, Contro le ingiustizie e le frodi adesso basta, Testimoni di legalità e giustizia, Analisi statistica di grafici e tabelle relative al fenomeno mafioso, Testimoni di legalità e giustizia, lotta alle mafie come bene comune. Ritirano il premio la professoressa Giuseppina Pagano e la professoressa Giovanna Marchionna. Prego l'Istituto Ribezzo e gli alunni Francesca Lupo, Aurora Palumbo, Francesco Cinefra, Arianna Giuliano, Ludovica D'Amicis, Alessia Bavia, Antonio Nacci, Alice Di Noi e Chiara Melechi. Prego. Vedete bene ragazzi come a volte anche il titolo stesso del lavoro dà delle indicazioni contro la lotta alla mafia. Ok, se ci siamo attestati con la fotografia, chiamo la prossima scuola, l'Istituto Scolastico Epifanio Ferdinando di Mesagne. Titolo del lavoro Verso la legalità. Ci sta Mesagne? Sì. Ritirano il premio la professoressa Immacolata Carbone e gli alunni Beatrice Facecchia e Giorgio Pezzolla. Prego. Sì, e di professoressa, le stanno facendo i complimenti, i consiglieri le stanno facendo i complimenti, lei è giovanissima, sembra un'alunna, è bene riferire le cose belle, è bello riferire. Benissimo, passiamo alla prossima provincia di Foggia, abbiamo un cambio della commissione per la premiazione. Sì, abbiamo il commissari nonché consiglieri Paolo Soccorso dell'Erba, Sergio Clemente e Tutolo. Voglio un po' di uomini, niente, po' di meno che. Allora, chiamo per la provincia di Foggia l'Istituto Scolastico Pacinotti di Foggia. Con il lavoro Non si costruisce giustizia senza verità,
ritirano il premio il professor Vincenzo Romagnoli con gli alunni Luigi Barbarossa e Melania Laratro. Professore, anche lei giovanissimo, quale al maschile e al femminile. Benissimo, chiamo già la prossima scuola, l'Istituto Scolastico Volta di Foggia. Lo Stato siamo noi. Ritirano il premio Michele Chinni e gli alunni Antonella Pia Guerrieri e Giorgia Pia Pazienza. Foggia, Istituto Alessandro Volta, sì, benissimo. Prossimo istituto, anche questo pluripremiato, sono tantini, abbiamo, li cito tutti, Lucera, il Bonghi Rosmini, abbiamo La mafia uccide, Il silenzio pure, Vita nuova, Dalle mafie ai cittadini, Uno sguardo di troppo. Ritirano il premio la professoressa Adelia Anna Mazzeo e la professoressa Francesca Niro. Gli alunni Angela Salvatore, Paola De Maria, Paola Luisi, Silvana Carlone, Francesco Catapano, Alessia Di Battista, Simone Di Maio, Michele Guerrieri. Complimenti, forza ragazzi. Ci vuole il grand'angolo qui, eh? Magari qualcuno passa un po' avanti. Siamo in questo caso, ci sono anche i fotografi al piano superiore, ci vuole un po' più di tempo. Allora io procedo con la prossima scuola, intanto abbiamo l'Istituto Scolastico Enrico Mattei di Vieste. Morire di lavoro, storie di uomini e di donne vittime dello sfruttamento sul lavoro e del caporalato. Ritirano il premio il professor Damano Francesco Iocolo e gli alunni Aurora Natale e Simonarella. Prego. Allora, per gli ultimi premi ritorniamo su Foggia, l'Istituto Giannone Masi, con il lavoro Il coraggio di dire no. Ritirano il premio la professoressa Doronzo Barbara e gli alunni Francesca Leone, Alessandro Piolo Priore e Paolo Pedarra. Allora, intanto ho recuperato il nome della componente della commissione di votazione, è la professoressa Sabina Lepraro, mi scuso, però è un momento di emozione anche per noi, perché diciamo, confezionare questi eventi, ma anche tutto il bando e tutta la gestione, non è semplicissimo. Il coordinamento di tutte le attività del Consiglio regionale ce l'ha l'avvocato Domenica Gattulli, Mimma Gattulli, che voglio ringraziare in questo momento. Grazie Nevita. Allora abbiamo sempre per Foggia l'ultimo, l'Istituto Lanza Perugini, perché morire a 12 anni. La professoressa Patrizia Maggi e gli alunni Giorgia Morelli e Grazia Ottenna. Prego, bravi ragazzi. L'ordine di premiazione delle province l'abbiamo fatto in ordine alfabetico. Dottoressa Del Giudice, mi ricordi? Non mi ricordo. Ma l'importante è che tutti abbiamo il premio. Alfabetico delle province.
Ce l'ho. Allora, possiamo procedere adesso? Abbiamo terminato la premiazione. Sì, no, no, abbiamo le altre province. Abbiamo le altre province. Abbiamo Lecce, stavo aspettando se un po' aspettare. E io Lecce me la so. Allora, presidente Perrini resta sempre con noi per la provincia di Lecce. Non so se è arrivato il commissario Pagliaro, ma non lo vedo. Possiamo procedere. Allora chiamo direttamente le scuole, preme il presidente. Sì, prego, voi. Allora, sì, per la provincia sei la vicepresidente. Sì, benissimo. Allora, abbiamo l'Istituto Scolastico Francesco Calasso di Lecce, pluripremiato per il lavoro Light in the Darkness e a mio padre. Non c'è? Sì. Allora, ritirano il premio la professoressa Laura Marzo e la professoressa Anna Lezzi con gli alunni Annalisa Angeletti, Michele Pernice, Vincenzo Papa, Mattia De Matteis e Giada Toraldo. Prossimo istituto, l'Istituto Scolastico Pietro Colonna di Galatina, pluripremiato con i lavori La mafia uccide, Il silenzio pure e Storia di un disegno. Ritirano i premi il professor Gimmario Corsi e Maurizio Boccadamo con gli alunni Greta Garrisi, Giada Rizzo, Marina Venneri e Manuel Macorano. Galatina, l'Istituto Colonna. Andiamo a Lecce adesso con l'Istituto Scolastico Giulietta Banzi Bazzoli, titolo del lavoro in ricordo di Gaetano Marchitelli. Ritirano il premio la professoressa Maria Mancini e gli alunni Federico Tarantino e Vittoria Morelli. Allora, prego i consiglieri di non andare via perché dobbiamo fare una foto finale, ok? Siamo sempre a Lecce con l'Istituto Scolastico Pietro Siciliani, pluripremiato con i lavori Sai cos'è la confisca dei beni e Terre di Puglia libere. Ritirano il premio la professoressa Laura Sorbello e il professor Vito Raffaele Bruno con gli alunni, che sono all'altra pagina che devo girare, Giorgia Marra, Gaia Pina Miglietta, Giovanni Perlangeri, Francesco Scanu, Nicola Schippa e Nicolas Petrioli. Allora, ultimo istituto della provincia di Lecce, abbiamo l'istituto Capece di Maglie, con il lavoro La confisca di Ginevra, ritirano il premio la professoressa Anna Antonica e l'alunna Giulia Francesca Romana Corsi.
Passiamo adesso alla provincia di Taranto. Il presidente Perrini resta sempre con noi. Ho visto che ci ha raggiunto la consigliera Grazia di Bari. Non so se consigliera, se vorrei stare lei magari a premiare Taranto. E se c'è il commissario Marco Galante, che però non c'è, e quindi premiano loro. Allora, chiamo per la provincia di Taranto l'istituto scolastico Elsa Morante di Crispiano. Ci sta? Benissimo, il titolo del lavoro: Astatte, paese delle bombe, un bene sequestrato alla mafia diventa un canile comune. Ritirano il premio Sabrina Lepraro e la professoressa Sabrina Lepraro e la professoressa Sabrina Madaro e la professoressa Patrizia Artuso. Ecco qua. Sì, le passiamo il microfono. Sì. Grazie. Intanto ci tenevo a ringraziare la commissione che ci ha permesso di poter lavorare in sinergia con tutta la scuola e con i ragazzi, soprattutto su argomenti e tematiche molto importanti. I ragazzi hanno collaborato e hanno anche avuto la possibilità di conoscere una realtà che per loro era estranea e lontana, e hanno voluto lavorare davvero mettendoci tutta la volontà per poter esprimere al meglio quanto avevano avuto modo di apprendere nel corso delle nostre lezioni. Io ho collaborato con la collega Deborah Artuso, abbiamo portato avanti un lavoro importante perché è stato un vero riscatto, cioè abbiamo fatto comprendere ai ragazzi come dalla criminalità si può venire fuori e creando qualcosa di importante per la stessa comunità, con la nascita di questo canile che a giorni è stato aperto e quindi darà la possibilità di dimostrare ancora una volta che volendo ci si può riscattare da una criminalità che ha portato Statte ad essere definita appunto il paese delle bombe. Adesso diventa il paese dei cani felici. Grazie alla Commissione per averci dato questa possibilità e chiaramente un grazie da parte delle alunne che oggi non ci sono, ma che, come concordato col dirigente, noi vorremmo portarli in visita un giorno tutti qui al Consiglio Comunale, perché regionale, mi scusi, per poter dare la possibilità, insomma, di conoscere questa bellissima realtà a loro sconosciuta, vista sempre attraverso la TV, ma mai visitata. E quindi è un'occasione per una visita guidata, è un'occasione affinché tutta la classe e i ragazzi che hanno vinto il premio possano essere qui presenti e vivere questa bellissima realtà. Grazie, consigliere regionale Renato Perrini. Grazie ancora. Certamente, professoressa, sarete i nostri ospiti quando volete, con tutta la scuola e ovviamente con tutti i ragazzi che qui non ci sono. Noi abbiamo tante scuole che vengono qui a visitarci, vengono a rendersi conto di cosa noi siamo, perché non siamo solo legislatori, ma sappiamo accogliere, sappiamo formare e partecipare, sappiamo anche ascoltare le istanze che vengono dalle altre istituzioni. Grazie a voi, grazie. Intanto proseguiamo, chiamo l'Istituto Scolastico Mondelli di Massafra, pluripremiato con i lavori Io non mi smafio e una speciale intervista in tedesco. Ritirano i premi la professoressa Laura Pavone e la professoressa Elisabetta Moro, gli alunni Luigi Cunsolo, Maria Maddalena Marino e Martina Picoco. No, prego. Allora. Sì, siamo all'Istituto Superiore Mondelli di Massafra, noi però non siamo a Massafra, i ragazzi ci tengono a dire perché hanno vinto due premi, siamo una delle sedi che invece è Statte, quindi noi siamo l'Istituto Tecnico Industriale Amaldi di Statte. Siamo anche orgogliosi di avere nel nostro organico un professore che ha curato uno dei due progetti, quello appunto intervista in tedesco,
abbiamo effettivamente il nostro organico, il professor Alessandro Tedesco, che è figlio di Giovan Battista Tedesco, che voi tutti conoscete, vittima della mafia. Grazie. Grazie a lei. Complimenti. Bravi, grazie. Bravi, bravi. Salve, buon lavoro. Bravi. Prossima scuola, la Santa Apollonia di Taranto. Con il lavoro Santa Apollonia Magazine ritirano il premio la professoressa Stefania Menditto e gli alunni Mattia Capilli e Luigi Guarino. Chiama adesso l'Istituto Scolastico Lentini Einstein di Mottola, pluripremiato con i lavori La storia di Ciro, L'ombra di un giudice, La voce di chi non ha voce. Ritirano il premio la professoressa Antonia Lentino, la professoressa Luciana Gimondo e la professoressa Angela Notari Stefano. Gli alunni Lucia Maria Sanarico, Federica Schiavone, Rocco Di Pierro, Alessio Pezzola, Simona Pia Di Benedetto e Giada Marra. Istituto Einstein di Mottola. Allora, abbiamo l'ultima scuola da premiare, l'ultima non per importanza, ma soltanto, come avevo detto, in ordine, in un certo senso alfabetico, l'Istituto Scolastico Einaudi di Manduria, per il lavoro L'origine della corruzione, ritirano il premio il professor Dettoli, Vincenzo, e gli alunni Lorenzo Di Noi, Federica Lamusta e Fabiana Tarantino. Sono emozionati pure i docenti, oltre che i ragazzi. Allora, adesso ci possiamo un attimo ricomporre. Facciamo prima una foto di gruppo. Ok, allora facciamo anche per noi una foto ricordo. Se la regia riesce a mettermi la foto del concorso, mi impegno. Abbiamo tutti i consiglieri presenti in aula che fanno questa foto ricordo. La regia, se mi sente, se riesce a mettere la foto iniziale. Stiamo facendo la fotografia in quel senso, così abbiamo il ricordo pure dei ragazzi, no? I vincitori sono loro. Si mettono tra i premiati, no? No, lo dico io. Allora, prima fate la foto voi che siete qua davanti e poi abbiamo il nostro fotografo ufficiale che devo chiedere a chi è nello spazio centrale di spostarsi. Ce la fai, Pino? Vai giù. Viene Pina, no?
No, allora, come nelle democrazie, sappiate ragazzi che quello in quest'aula è lo spazio del pubblico, quindi adesso i consiglieri si spostano dal lato della maggioranza e della minoranza per fare le fotografie anche con gli altri premiati. Quando ci sono le sedute dell'assemblea, in questo posto centrale è seduta la giunta. Nella parte superiore c'è l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e da questo lato ci sono diversi consiglieri. Quindi andiamo prima a destra, a sinistra, non lo so, come dispone il segretario generale. Siete tutti di là, andiamo prima là. Vi ricordo che tutta l'attività del Consiglio regionale si può seguire dal nostro sito internet www.consiglio.puglia.it, nel quale trovate anche la registrazione di tutte le sedute dell'Assemblea, oppure nel momento in cui si celebra la seduta c'è la diretta streaming. In questo modo il Consiglio regionale è trasparente ed è raggiungibile da parte di tutti i cittadini. Bene, adesso spostatevi dalla parte della minoranza. Avvocato Gattulli, prego, dalla parte della minoranza. Consigliere Tutolo. Aspetta che manca la segretaria generale. Bene, adesso possiamo proseguire con i lavori. Come sapete saranno trasmessi 6 video dopo un breve intervento della vicepresidente della Commissione Deborah Ciliento e del segretario Alessandro Leoci. Questi 6 video sono stati scelti da noi struttura non per bellezza, anche per bellezza, perché erano tutti belli, ma perché era possibile trasmetterli, avevano una qualità video che era trasmissibile. Quindi sono uno per provincia. Quindi non ne abbiano a male gli altri, i lavori erano tutti splendidi, però avevamo dei problemi tecnici da risolvere e abbiamo deciso di fare così. Quindi complimenti a tutti nuovamente. Deborah Ciliento, vicepresidente della Commissione Legalità, voleva fare un intervento. A seguire il segretario Alessandro Leoci. Buongiorno a tutti. Permettetemi di ringraziare per il prezioso lavoro tutta la Commissione e chi dalla parte tecnica ha permesso che questo fosse possibile. Ma soprattutto ogni qualvolta in quest'aula sono presenti ragazzi, sono presenti giovani, si sta facendo una politica che ha a cuore il futuro del nostro paese. Questa commissione che si è formata al di là dei colori politici, ma questo momento è voluto perché il tema della legalità è un tema che deve vedere sempre intrecciare questa parola con i nostri percorsi di vita a tutti i livelli. Abbiamo offerto alle scuole la possibilità di parlare di un tema che dovrebbe essere sempre al centro di ogni dibattito. La legalità è qualcosa che dobbiamo custodire sempre, in qualsiasi ruolo ci troviamo a ricoprire. E vi invito in questo momento a guardare le nostre mani e a far sì che siano mani che possiamo utilizzare per gesti
di legalità e di speranza. Vi invito in questo momento ad alzarci in piedi e a fare un minuto di silenzio per tutte quelle persone che sono state vittime della mafia, perché la mafia quando arriva non perdona nessuno. E nel guardare le nostre mani, tra un minuto, facciamo partire un applauso che sia un applauso di speranza da un luogo che è il luogo della massima assise della Regione Puglia e che abbia bene a cuore temi così importanti per il futuro del nostro Paese. Accomodiamoci e grazie per avere a cuore con noi un tema così importante. Sì, sì, il consigliere segretario Alessandro Leoci, prego. Buongiorno a tutti e grazie soprattutto per questa bellissima occasione e avervi qui tutti ospiti, vedere dei ragazzi da cui in questa fascia d'età ci siamo passati tutti quanti. È un grande piacere e onore ospitarvi in questa assise di massima importanza a livello regionale. Ringrazio il presidente Perrini per questa iniziativa, nonché la vicepresidente e tutti gli altri componenti della nostra commissione e chi fa sì che i lavori di questa commissione vanno in porto. E ringrazio anche il dirigente della biblioteca che è qui oggi presente, cercando appunto di portare un tema che oggi è difficile gestire con vari fenomeni. E quello che voglio comunicare ai ragazzi è che le istituzioni sono vicine. Questa commissione sta cercando di uscire da questo palazzo e venire verso di voi, cercare di far passare un messaggio di trasparenza, ma un consiglio che posso dare a tutti voi ragazzi, anche perché ci sono passato anch'io, sono uno dei consiglieri anche più giovani di questo consiglio regionale, e vi dico di parlare con chi avete a fianco, parlare con i vostri docenti, parlare con il vostro preside, parlare con i vostri genitori, non trascurate il rapporto con la vostra famiglia e cercate soprattutto di denunciare quando avete paura, perché è facile cadere in degli errori, ma è difficile uscirne. Grazie a tutti voi. Allora, come accennato dalla collega del giudice, chiedo alla regia di predisporre anche l'illuminazione per... aspetta che le annuncio. I video che sono stati selezionati sono intervista inedita a Roberta Saviano dell'Istituto Montale di Rutigliano, scorreranno in maniera continuativa. Testimoni di legalità attiva dell'Istituto Nuzzi di Andria, verso la legalità dell'Istituto Epifanio Ferdinando di Mesagne, non si costruisce giustizia senza verità dell'Istituto Pacinotti di Foggia, Light in the Darkness dell'Istituto Calasso di Lecce e l'origine della corruzione dell'Istituto Einaudi di Manduria. Thank you.
la paura si combatte innanzitutto con la conoscenza. Conoscere è fondamentale. Non si può prendere posizione contro le mafie se non si ha una profonda conoscenza. E allo stesso tempo la paura nasce spesso dalla non comprensione. E Marie Curie in questo senso lo diceva. Conoscere è fondamentale per allontanare la paura. E in questi tempi di paura si ha bisogno di conoscere molto per poter avere meno paura. E vorrei dire a questa persona che sta traducendo una lettura da meccanismo mafioso, e cioè che sei infame perché stai facendo la spia. Questo è un atteggiamento mafioso in che senso? Spia di cosa? Spia di un reato commesso? Che una persona ha commesso un'ingiustizia? Che una persona ha fatto una porcheria rubando, sparando, spacciando? E tu sei infame nel denunciare qualcosa che sta peggiorando la vita di tutti? So bene che non ti sarà sufficiente questo mio commento, perché dirai: ah, e perché lo Stato che fa? Se io spaccio e farmi un po' di grano è perché non ho un lavoro. Se ho spaccio per diventare uno figo, perché la società mi dice questo, che se non ho soldi nessuna ragazza mi vedrà, perché se non ho il grano non sarò uno forte, non conto un cazzo. E quindi ti dirò: beh, è vero, nella seconda parte della tua argomentazione hai ragione, cioè tu senti dover obbedire alle logiche criminali perché le altre logiche, quelle del diritto, della convivenza, della società, in verità ti spingono ad essere comunque un ricco, potente, ma non ti danno i mezzi, o non li danno a tutti. E anche qua ti dico: studia, fratello, studia, perché stai sbagliando alla grande se pensi questo, se pensi che davvero conta solo chi ha il denaro, è una trappola, davvero conta solo chi è bellino o bellina secondo i social, è una trappola. Bellezza, libertà e realizzazione di sé non sono misurabili, non sono quantificabili. Quindi chi denuncia non è infame, chi denuncia è coraggioso, perché vuole trasformare ciò che accade intorno. Chi è omertoso invece conferma lo schifo di mondo in cui si trova. Ma innanzitutto, come ho detto, denunciare, conoscere, approfondire e soprattutto, per esempio, tutto ciò che ha a che fare con le droghe, sappiate che ogni volta che comprate coca, erba, hashish, eroina, pasticche, state finanziando l'organizzazione criminale del vostro territorio. Il resto è capire come la politica sfrutta il riciclaggio, capire quali fazioni politiche sono più vicine alle organizzazioni criminali. Non c'è bisogno di guardare le sentenze. Anche su questo, come diceva Borsellino, la magistratura può arrivare sino a un certo punto, ma poi bisogna, con la conoscenza politica, capire quali sono le scelte politiche che favoriscono le organizzazioni criminali. Tornare indietro, fare scelte diverse di più prudenza, mi sono rovinato la vita. Questo non significa che rinnego ciò che sono, ma vorrei essere una persona diversa, più libera. E sono 17 anni, quasi 18, che sono in questo inferno. E sì, tornando indietro non rifarei quello che ho fatto, non ho timore né vergogna a dirlo. E ora mi direte: ma come, ci invidi a denunciare, tu non lo rifaresti? No, cosa diversa, io denuncerei in maniera più prudente, cercherei di espormi in maniera più saggia, invece ho messo il petto davanti al fucile, come si suol dire. Speriamo di vederci, e un saluto alle professoresse e ai professori della vostra classe. Ciao Sara, ciao a tutti. Peppino impastato, assassinato dopo le denunce contro Cosa Nostra. Ultima ora, il giudice Falcone ammazzato dalla mafia. Attentato a Palermo, a 2 mesi di distanza da Falcone, muore Borsellino. Ucciso Don Pullisi, il prete antimafia. Don Diana, ucciso in chiesa dalla camorra. Tante, troppe le vittime di mafia. Vittime innocenti morte per aver lottato contro chi voleva annullare ogni diritto umano. Morte per aver voluto difendere la giustizia dall'illegalità. Ma illegalità non è solo questo.
Illegale è accettare di vendere il proprio talento in ragione di una strada più corta e più facile per raggiungere il successo. Illegale è voltarsi dall'altra parte di fronte a ingiustizie e soprusi, fingendo di non vedere e non sentire chi nel suo silenzio chiede aiuto. Illegale è acquistare titoli di studio per ottenere quel posto di lavoro per cui qualcun altro ha lavorato sodo. È questo che accade tutti i giorni intorno a noi, nelle nostre realtà, piccole o grandi che siano. E non si tratta di modi di essere o di bravate, ma della palese violazione di diritti inviolabili e sacrosante leggi. Sì, perché la legge non è un vezzo dei potenti, né può essere intesa come una semplice forma. La legge dà sostanza al vivere quotidiano ed è per questo che non dobbiamo attendere gli eroi. Non dobbiamo dare per scontato che il compito di tutela spetti esclusivamente ai difensori dello Stato. Il mondo, l'Italia, la nostra città appartengono a noi, ad ognuno di noi. E proprio a noi spetta difendere, lasciando fuori dalla porta il marcio, anche quando questo vuol dire dover percorrere una strada più difficile. Rifiutando l'atteggiamento omertoso nonostante la paura e osteggiando ogni forma di concorrenza sleale, consapevoli che le vittorie più belle richiedono sempre grande impegno. Lo dobbiamo a noi, a chi verrà dopo di noi e a quanti nel passato hanno lottato per il presente. Buonasera e benvenuti dal TG1. Un episodio sconcertante è accaduto questa sera a Foggia. Francesco Marcone, direttore dell'ufficio del registro, è stato ammazzato con due fatali colpi di pistola alla nuca mentre stava rientrando a casa dopo una faticosa giornata di lavoro. Un'esecuzione in piena regola nella centralissima via Figliolia. Aveva solo 57 anni, lascia la moglie Pia e i suoi due amati figli, Daniela e Paolo. Ripercorriamo insieme i tratti significativi della sua esistenza. Francesco Marcone, conosciuto da tutti con il nome di Franco, nasce a Foggia il 14 dicembre del 1937. I primi anni della sua vita sono caratterizzati dai gravi disagi dettati dalla guerra. Assieme alla sua famiglia si mette in salvo fuggendo a Troia, piccolo paese della provincia, mentre la città di Foggia viene rasa al suolo da atroci bombardamenti. La morte prematura del padre, causata da un'incurabile malattia, segna irrevocabilmente la personalità del piccolo Franco, di soli 8 anni. Gli anni dell'adolescenza sono anni duri in cui si dedica alla sua famiglia e allo studio, intraprendendo prima gli studi classici e poi iscrivendosi alla facoltà di giurisprudenza. Conclude in fretta e brillantemente la carriera universitaria e subito dopo vince un concorso come vice procuratore nel Ministero delle Finanze. Parte così alla volta di un paese in provincia di Belluno, fino a quando viene trasferito nella sua tanto amata terra capitanata, a Vieste, per il suo primo incarico di direttore dell'ufficio del registro. Nel frattempo conosce Pia, di cui si innamora e con cui presto decide di mettere su famiglia. Da quell'amore, pochi anni dopo, nascono i due figli, Daniela e Paolo. Gli anni di lavoro si susseguono e Franco si distingue non solo per la sua professionalità e competenza, ma per l'amore profondo per la sua terra. Viene trasferito con lo stesso incarico e per organizzare i vari uffici, prima nelle città di Troia e Cerignola, e poi, dopo 17 anni di lavoro, nella sua città di origine, Foggia. Quest'oggi, però, una mano armata lo ha portato via per sempre, non solo dalla sua amata città, ma dai suoi affetti più cari. Ci si augura che la magistratura possa fare prontamente luce sull'accaduto. Buonasera dal TG1 del 31 marzo 2022. 27 anni sono ormai passati dalla tragica morte di Francesco Marcone, il direttore dell'ufficio del registro di Foggia, assassinato con due colpi di pistola alla nuca il 31 marzo 1995 nel portone della sua abitazione. Purtroppo l'omicidio di Francesco Marcone è rimasto senza un colpevole. Chi nel 1995 ha barbaramente ucciso il responsabile dell'ufficio del registro di Foggia è ancora senza volto e senza nome.
Oggi però sappiamo che pochi giorni prima della sua uccisione, Marcone aveva depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia un esposto con cui denunciava il sistema e la rete di relazioni mafiose alla base di una certa imprenditoria spregiudicata. Nel 2005 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile alla memoria di Marcone. Oggi, nel triste anniversario della sua drammatica scomparsa, tutta la città si è stretta attorno alla famiglia. Grande commozione c'è stata quando Paolo, figlio di Francesco, ha letto questa lettera. E siamo giunti anche quest'anno al 31 marzo. 27 lunghissimi anni che non ci sei più, papà. Manchi da così tanto ormai che anche pensarti fa un strano effetto, sai. Eppure manchi da morire. Ogni ora di giorno qualcosa di te se ne va, scivola un po' più distante, alla deriva in un mare di tempo che sconti non ne fa nessuno. Manchi a me, manchi a Daniela, manchi a tuo nipote che non sei riuscito a conoscere e manchi a molti altri. Che ne sarebbe stato di me se non fosse successo quel che effettivamente è successo? Come sarei ora se per dirti ti voglio bene papà non dovessi cercarti nella memoria ma fra i vivi? Sarei diverso, tutto quanto sarebbe diverso. Perfino tu, babbo, saresti più vecchio, più malandato, perché avresti 80 anni. Forse inacidito dalla vecchiaia. Ma sai che c'è? Almeno saresti vivo. Cosa che non sei più, e da un pezzo anche. Non smetterò mai di ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per me e per noi figli. Per averci lasciato la possibilità di restare liberi e di essere oggi ciò che siamo. Non smetterò mai di gridare giustizia e chiedere verità. Non smetterò mai di tramandare memoria e di portarti sempre con me ogni giorno. L'esempio di Marcone deve essere per noi una scarica elettrica, dolce e potente allo stesso tempo, che possa risvegliarci dal torpore delle nostre tranquille esistenze. La storia di Marcone deve averci avere fame di sete e di giustizia, nonostante i limiti giuridici e processuali. Franco Marcone non è morto in vano, ma per risvegliare le nostre coscienze con il suo coraggio. Lo Stato siamo noi! Al tombino di ferro battuto che è ai lati del mio portone. E ho visto le tette di mio padre che spuntavano dai campanelli. La sera del 31 marzo scorso, nel portone della sua abitazione in via Figliolia, veniva ucciso barbaramente il direttore dell'ufficio del registro di Foggia. Veniva ucciso il direttore perché era una persona seria, pulita, che non si faceva certo condizionare da una qualsiasi eventuale pressione esterna. La famiglia Marcone, i cittadini, i giovani chiedono che venga fatta giustizia, ma quella sera nessuno ha visto nulla, nessuno si è accorto di nulla. Michele Fazio era un ragazzo di 16 anni di Bari che fu ammazzato per errore in un commando che voleva colpire un boss del clan Barese. Era il 16 luglio 2001, l'unica colpa del ragazzo, quella famosa sera, era stata quella di essere passato con delle pizze da portare alla famiglia, nel vicolo dell'Aguato. Un proiettile vagante gli perforò il cranio e il corpo abbandonato e senza vita del giovane divenne il simbolo di un'ingiustizia, quella delle tante vittime indifese di un sistema omertoso e mafioso, che in Puglia sembra dettare le regole della convivenza comune. Giovanni Pannunzio aveva 51 anni, uno dei più noti costruttori foggiani. L'uomo, con il suo memoriale, aveva portato all'arresto di 14 rifugi mafiosi, esteso sul lettino del pronto soccorso, e il 6 novembre del 1992. Il foggiano, da oltre 3 anni, vittima di richieste estorsive nell'ordine di un paio di miliardi, è caduto in un agguato alle 22.40 in via Napoli, percorreva quella strada quando i killer entrarono in azione. Sparando 4 o forse più colpi di pistola, l'imprenditore, colpito alle spalle, forse anche alla gola, si è accasciato sul volante. Una corsa contro il tempo, inutile. E questa città continua ancora a pagare il suo prezzo agli uomini della paura. Qui, dove chi non paga il pizzo, chi non scende a patti col crimine organizzato, viene ammazzato. Pannunzio sapeva che poteva anche essere assassinato. Per questo affidò un memoriale le sue paure, i suoi sospetti, forse le sue certezze. E quel memoriale, poi confermato davanti al magistrato il 27 dicembre,
aveva fatto scattare un blitz antimafia in città. In carcere, con accusa di associazione di stampo mafioso finalizzata all'estorsione, erano finite 14 persone. L'11 novembre 1981 Enrico Bernardo e Giovanni Costantini fanno visita alla giovane Palmina, 14 anni. I due la volevano trascinare con loro e costringere a prostituirsi. I due sono noti per gestire un giro con la madre, Angela Lorè, a Locorotondo e di un giro di conoscenza. Palmina si è sempre rifiutata di cadere nel giro, come si è rifiutata di continuare quella che considerava una corrispondenza amorosa tra lei e Giovanni. La ragazza si oppone. I due non accettano il rifiuto, la cospargono di alcol e le danno fuoco con un cerino. La ragazzina corre in bagno per spegnere le fiamme, ma in quel momento l'acqua mancava. Viene ritrovata in bagno dal fratello, che la carica in macchina e corre in ospedale. Palmina muore 22 giorni dopo. Prima di morire però riesce a pronunciare i nomi dei due che le diedero fuoco al magistrato che stava indagando sull'accaduto. La mafia è una montagna di merda. Absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Piangono il padre, il figlio ammazzato, urlano il loro dolore. Prime vittime della mafia ordinano vendetta, vendetta di sangue. Pianto, urla, rassegnazione profonda, i valori della mafia, illegalità, illegalità. Niente in mezza misura. Ci si prostra o si finisce ammazzati. Onore il padre e la madre, sangue che scorre per la scelta di padri, sangue che ricade sulle coscienze di figli, illegalità, cultura di mafia, illegalità, mafia, un tumore che invade, distrugge e calpesta. Illegalità, parvenza di normalità, illegalità, recitare un ruolo, illegalità, trasgressione, illegalità, sfuggire dalla realtà, illegalità, tutto dovuto, nessun rispetto per uomini e cose, sono una figlia cattiva, illegalità, morire dentro, la mafia non perdona, padre, oggi ho deciso di parlare, mio padre è trucidato, mio fratello è morto sotto i miei occhi e quello dei suoi figli. Mio padre è stato ucciso dalla mafia, mio fratello è stato ucciso dalla mafia, non voglio che altri padri vengano uccisi. Finché resterete al mio fianco, non avrò paura di parlare. Padre, oggi ho deciso di parlare. Nella mia comunità è più grave parlare con un giudice che uccidere il miglior amico. Oggi firmo la mia condanna. Oggi sono qui a pentirmi. Oggi voglio cambiare. Oggi voglio spezzare questa catena. Devi sconfiggere la mafia che è dentro di te prima di poter realmente lottare contro la mafia. Oggi io voglio giustizia. Giustizia. Basta fiumi di sangue. Oggi la vendetta sarà la giustizia. Vendetta. Oggi la vendetta sarà la legalità. Legalità.
bravissimo, complimenti ragazzi, complimenti veramente sinceri di cuore, ma soprattutto a voi per il vostro impegno e ai vostri professori e dirigenti scolastici, perché non è facile, lo so bene, io vengo dal mondo della scuola, andar fuori da quelle che sono le classiche materie scolastiche e approfondire questi temi, diciamo un po' trasversali, ma molto importanti per la formazione del cittadino. Io adesso vi do alcune comunicazioni di servizio, cioè parecchi di voi ci hanno chiesto delle foto di questa giornata, chi non le ha fatte, come dicevo prima il nostro sito internet è sempre aggiornato un po' su tutto, il tempo di caricarle non so se nella giornata di oggi o altrimenti domani, c'è una sezione del sito che si chiama Galleria Immagini nella quale potete trovarli tutti. Vi ringrazio nuovamente per essere stati qui presenti e visto che siete in sede volevo suggerire di approfittare per visitare anche la mostra che è nello spazio qui sotto di noi, che è una mostra di fotografie storiche degli anni 60-80, che per noi è una riflessione, fa vedere come anche azioni quotidiane delle proteste pacifiche di quegli anni hanno portato poi all'adozione di leggi che influiscono sulla nostra vita quotidiana, migliorano la qualità della nostra vita. Ecco perché il nostro impegno deve essere continuo e su più fronti. Le conclusioni adesso alla Presidente del Consiglio regionale della Puglia, che ci ha raggiunto, l'Avvocato Loredana Capone. Grazie alla dottoressa Perrone per tutto il lavoro svolto e fatemi ringraziare innanzitutto la commissione presieduta dal Presidente Perrini e tutti i componenti che hanno lavorato tanto per giungere al coinvolgimento vostro sostanzialmente, per cui saluto tutti e tutte, docenti e dirigenti scolastiche. E dirigenti scolastici e poi voi tutti ragazze e ragazzi che siete qui e che avete lavorato per produrre questi bei lavori. Un obiettivo era chiaro nella commissione. Troppo spesso si fa l'abitudine con i numeri delle vittime, i numeri di chi si impegna, e invece dobbiamo considerare che cosa c'è dietro quei numeri. Chi c'è dietro quei numeri? L'impegno che ciascuno profonde ogni giorno, con l'attività e con l'abbandono del silenzio. Perché se c'è una cosa nel costume, purtroppo, che accompagna la mafia, se c'è una cosa che aiuta i mafiosi da parte delle persone per bene, metto tra virgolette questo termine, è proprio l'inerzia, il silenzio, l'omessa denuncia, un detto terribile che fa parte del costume spesso proprio delle nostre tradizioni. Fatte li fatti toi, cacampi cent'anni, si dice il leccese, ma nello stesso senso è tradotto negli altri dialetti, fatti tuoi, non è un detto buono, non fa parte dell'educazione alla legalità. Di educazione alla legalità fa parte invece l'essere presenti, la cittadinanza attiva, quella che costituisce il capitale sociale di una comunità. Qualche anno fa, da assessore allo sviluppo economico, ho partecipato ad un grande forum di economisti internazionali. Sapete qual era la critica che facevano questi economisti al sud del nostro paese, a tutto il sud? Che abbiamo uno scarso capitale sociale. E cos'è il capitale sociale? Il capitale sociale è quello che si forma all'interno di una comunità ed è quello per la quale ciascun componente di quella comunità, ciascuna componente si sente parte attiva. È quella, è la cittadinanza attiva, che si fa portavoce di proposte, ma che si fa anche denuncia di ciò che non va, che si fa alternativa alla convenienza, come la chiamate? Comfort zone, no? Alla convenienza
del vivere standosene a casa propria mentre gli altri hanno i problemi. Come se i problemi fossero solo altrui e non riguardassero la nostra città, la nostra presenza nella comunità. La comunità si sfilaccia esattamente quando accadono queste cose. Si sfilaccia quando qualcuno non si sente parte di della comunità intera. Quando sembra che il proprio interesse debba proseguire staccato dagli altri. È intervenuta la Costituzione su questo. Ed è intervenuta nella maniera migliore possibile, perché eravamo dopo la Seconda Guerra Mondiale quando si è fatta la Costituzione e si voleva un'alternativa, uno Stato che privava della libertà le persone, uno Stato che considerava la proprietà di ciascuno e di ciascuna come la cifra del vivere civile. La Costituzione sovverte un codice che era stato fatto poco tempo prima. Il codice civile viene approvato nel 1942, la Costituzione si comincia a scrivere nel 1946 e viene promulgata ed entra in vigore il 1 gennaio del 1948, quindi pochi anni di differenza, ma una differenza enorme rispetto ai due codici civili e penali che c'erano prima. Il proprietario ha il diritto di godere, di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, dice il codice. La proprietà ha una funzione sociale, dice la Costituzione. Vedete che grande differenza, che differenza di impeto nello sguardo alla comunità. E un'altra idea, ecco, legalità non è solo una parola. Legalità significa entrare nella teleologia, nello scopo della legge, nella funzione della legge. Qual è la funzione della legge? La funzione della legge è farci stare meglio insieme, farci avere una convivenza civile che sia rispettosa, che guardi a ciascuno di noi, per cui non girarsi dall'altra parte, non girarsi dall'altra parte, non lasciare sole le ragazze che vengono sottoposte a insulti, a stalking, a violenza fisica o psicologica, a ragazzi che vengono isolati, non lasciarli soli, anche nella scuola. Io non devo aggiungere altro, avete fatto un grande lavoro e noi siamo qui per premiarvi e siamo qui perché vogliamo riconoscere che ogni lavoro fatto da voi è un esempio per gli altri, ma è anche un esempio per voi stessi, perché a distanza di tempo si rischia di cadere nell'opinione comune, si rischia di cadere nell'idea che tutto va bene. No, non va tutto bene. Ciascuno di noi deve dare il suo contributo perché vada meglio. E il Consiglio regionale, questa splendida sala che oggi vi ospita, è qui per questo. È qui con la sua commissione, con ciascun componente che dedica ogni giorno del suo lavoro per fare leggi migliori. È qui con l'idea che le istituzioni hanno un compito importante, quello di aiutare la vita delle persone. Ma è qui anche per dirvi che è importante il ruolo di ciascuno di voi. Che nessuno può sentirsi alieno da una comunità. Che nessuno può pensare che non c'entra. Io non c'entro. Ecco, io non c'entro è alla base della cultura mafiosa. Possiamo dirlo. Io non c'entro è alla base della cultura mafiosa. È alla base, cioè, di quella cultura per cui ciascuno si fa i fatti propri e non pensa all'altro. È alla base di quella cultura per cui nelle città chi sta male, chi è ultimo, chi si sente emarginato, chi so fatti suoi. Non nasciamo per questo come Repubblica. Repubblica. Guardate, non Stato, Stato è una piccola cosa, è l'organizzazione. Ma proprio la Costituzione ci parla sempre di Repubblica. Res publica, res publica, cioè tutti noi, le cose di tutti noi, la cosa pubblica. È straordinaria quella definizione, non dobbiamo mai dimenticarcela. Per cui, ancora ringraziandovi, vi garantisco la collaborazione di questo Consiglio per le attività che vorrete fare. Ci sono vostri rappresentanti in questo Consiglio.
L'incontriamo domani, il 22, per un ennesimo incontro. Si chiama Forum dei Giovani, all'interno di un progetto che è il Consiglio Regionale dei Giovani. Si chiama Giovani in Consiglio. I rappresentanti sono eletti dalle scuole. Fanno un bellissimo lavoro, si formano, arrivano anche a produrre una loro legge. Perché l'idea di questo consiglio non è quello di chiudersi in uno splendido palazzo di vetri, di cristallo, come si dice, no? Ma è invece l'idea di aprirsi alla comunità e di raccogliere le proposte dei giovani, perché non le riteniamo inferiori rispetto a quelle nostre. Le proposte dei giovani devono essere la nostra linfa, ma perché ci crediamo? Non perché lo diciamo come piaggeria, ci crediamo. Tant'è che ve lo devo dire, quando abbiamo fatto la mozione sul PNRR in questo consiglio, le proposte che sono venute dal consiglio dei ragazzi sono state le più approfondite. Hanno fatto dossier, hanno compreso attraverso il PNRR, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, quali sono i progetti che servono a loro. C'entra con la mafia? Sì che c'entra, perché solo capendo come funziona il sistema si combatte l'illegalità. Capendo come funziona e decidendo di starci con le mani pulite. Capendo come funziona però, perché altrimenti si vive nella superficialità. Lo studio, la conoscenza non è fine a se stessa, ma viene utilizzato, ve lo portate dietro ragazze e ragazzi, ve lo portate dietro, quello studio vi serve se dovrete, se un giorno diventerete medici o operai qualificati, se diventerete avvocati o commercialisti o se diventerete manager, quello studio vi aiuterà tutta la parte di comprensione che avete utilizzato delle cose in maniera critica. In maniera critica, anche attraverso i social, ma in maniera critica, siete fortunati, e chiudo, siete davvero fortunati. Quando studiavo io, noi dovevamo andare a fare le ricerche libro per libro, nelle biblioteche. Se ci veniva in mente di andare a capire come funzionava una cosa, mica avevamo un cellulare, eppure non sto parlando della preistoria, mica avevamo un cellulare e pigiavamo e trovavamo già la risposta. No, dovevamo studiare. Questo però ci consentiva un tempo per maturare la valutazione di ciò che facevamo. Oggi corriamo un rischio, grande opportunità, trovare subito tutto, ma anche rischio di superficialità nel considerare quel tutto che troviamo immediatamente come soddisfattivo, come vero, come certo. E non è così invece. Allora lo studio che state facendo vi servirà e come? Come è servito a me. E vi servirà proprio per dare la possibilità anche ad altri di stare meglio. Questa è la politica. È la passione di fare le cose per consentire agli altri di stare meglio. Ed è la più bella attuazione di quella Costituzione che dicevo. E con quella voglio chiudere. C'è una bellissima cosa che vi riguarda, c'è un bellissimo articolo che vi riguarda forse più di qualunque altro articolo e a cui voi siete abituati ormai. Perché sembrano diritti acquisiti, ma nessun diritto deve essere considerato acquisito per sempre. Potremmo parlare delle libertà o dei principi fondamentali, ma ce n'è uno stupendo che ha scritto uno statista meridionale, a cui questo consiglio è particolarmente legato, ed è l'articolo 34 della Costituzione. Sapete che cosa vi dice? Vi dà gli strumenti per combattere, anche contro la mafia. Vi dà gli strumenti per sapere, e li dà a ciascuno, qualunque sia la propria provenienza. Li dà perché pensa che questo Stato italiano, questa Repubblica, si debba fondare sulla conoscenza, sullo studio, sulla capacità di approfondimento, sulla elevazione sociale di ciascuno di noi. Dice che tutti i cittadini hanno diritto di seguire tutti i gradi di istruzione, e se uno non ha le possibilità, cioè ai capaci e meritevoli, è la Repubblica che si impegna a dare le risorse, con le borse di studio, con la possibilità delle scuole pubbliche, con l'accesso alle università. Allora usatele tutte queste cose. Sono il miglior antidoto, sapete? Sono il miglior antidoto. Perché sapere è fondamentale. E solo chi non sa si fa trascinare. Diventa schiavo supino
di qualcuno che vuole utilizzare la sua mente e il suo corpo per obiettivi che sono di altri. Ecco, su questo noi confidiamo, sul vostro sapere, e vi ringraziamo ancora per aver partecipato a questo bellissimo premio, ma vi ringraziamo soprattutto per quello che farete ancora, che farete per le vostre comunità, a partire dal vostro paese o dal vostro borgo, o dalla vostra città. Saremmo felicissimi se anche voi poteste impegnarvi in politica, perché la politica a questo serve, non la considerate lontana dalle istituzioni. C'è qualcuno che dice che ci sono due modi per approssimarsi alla politica: o farla o subirla. Io vi auguro di farla, anche nel ruolo e nella professione che voi eserciterete, di non discostarvi mai dall'idea che le istituzioni servono innanzitutto a voi e servono per fare stare meglio la nostra comunità, quindi per fare meglio anche le lotte contro chi quella comunità la vuole utilizzare per fini personali. In bocca al lupo a tutti e grazie ancora. Grazie Presidente, con il suo permesso io passerei un attimino ancora la parola al Presidente della Commissione regionale di studio e di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata in Puglia. Ci tengo a ribadirle, il Renato Perrini, no, anche perché deve darci in questa occasione l'appuntamento alla prossima edizione che lanciamo. Grazie. Non è stato semplice fare questa giornata. Io devo ringraziare a tutti quanti voi, così non faccio i nomi, non mi dimentico di nessuno, no? Perché poi mi arrivano i messaggi, si è dimenticato. Diciamo, vedete com'è tutto organizzato bene qua? Ognuno mi dice una parola, l'altro sta attento, vedi come ti metti la penna, c'è tutto preciso. Non è semplice, perché io mi voglio collegare alle parole che ha detto il Presidente Capone. La politica. Guardate, vi dico, io nel mio percorso politico vi dico sempre, prima dovete avere un mestiere, cioè la scuola, l'università, un lavoro, e poi vi dico di approcciarvi alla politica. Così ho fatto il mio percorso, perché chi pensa di fare la politica per mestiere non va da nessuna parte. Quando fai la politica che hai un mestiere, sei una persona libera e puoi portare le istanze del contadino, dell'imprenditore, della casalinga, del professore, perché l'hai vissuta tutti i giorni, perché se non è passata quei passaggi tu non vai da nessuna parte. Io ho voluto fare insieme ai miei colleghi questo premio, e quando sono diventato presidente di questa commissione, è un po' particolare, tutti avevano paura, però Perrini deve fare il presidente di quella commissione, perché diciamo sono uno di strada, uno che mi piace avere rapporti con un che ci vuole molto, si lavora su un filo di un rasoio quando uno deve dire una parola, perché abbiamo fatto altre audizioni con procuratori, prefetti, altre personalità importanti, però proprio la mia presidenza ha portato all'apertura di questi tabù, di vicinanza, prima noi, la politica, con la procura, i magistrati, i prefetti, con le forze dell'ordine, perché, e poi soprattutto i ragazzi, vedo con commozione tanti ragazzi, però ci ho fatto una percentuale, vedo 80% sono ragazze, 20% ragazzi, complimenti. Le donne ormai ti stanno superando in tutti, caro Presidente, lo vediamo qua. Mi sono inventato questo premio perché sono uno della strada, e quando l'ho proposto a loro, iniziando anche dalla dirigente, già mi cominciavano a guardare tutti, ma non perché non volevano fare, perché era una cosa delicata, e poi ho visto, cara collega, che si sono appassionati. Loro, per arrivare a quelle che abbiamo fatto adesso, sono mesi che ci stanno lavorando. Io voglio ringraziare lei, Rosi, che è l'ultima arrivata in questo gruppo, che sta lavorando da 3 mesi su questa cosa, che è stata una cosa bellissima, perché si dà per scontato, per forza, che bisogna fare tutte quelle, giustamente adesso arriveranno, domani il 22 ci sarà la prima manifestazione, poi ci sarà quella del 23 maggio, poi quella di luglio di Borsellino,
tutte manifestazioni importanti. Io ho voluto fare un giorno, così sarà il giorno nostro, che ripeteremo l'anno prossimo, nostro insieme agli alunni, perché così nasce un'abitudine, così più giornate si dedicano a queste iniziative e più ce le ricordiamo. Perché io vi dico che il Covid e altre situazioni, io che sto in mezzo alla strada, cioè, per esempio, faccio un esempio, l'ho detto l'altra volta alla Presidente, io c'ho una società di calcio con 280 ragazze, vi posso dire che negli ultimi due anni sono diventati 150, perché dopo il Covid c'è stato, cioè, i ragazzi non si iscrivono neanche più a fare il calcio, perché si chiude dentro casa, cominciano, e da là è un campanello d'allarme, e allora dobbiamo ritornare a riprendere quello che si è perso, che già stavamo in difficoltà prima del Covid, a riprendere quel fatto di stare insieme. Si deve tornare a stare insieme, perché fa telefonini, computer e altre cose, si sta poche volte insieme, tranne io vedo la sera dopo le 11, alle 4 di notte stanno pieni i bar, generalmente non lo so cosa fanno poi la mattina. Ecco perché si deve tornare a fare questa iniziativa, noi già insieme a loro stiamo iniziando a pensare, in modo di fare qualche altra cosa del genere. Io vi ringrazio tutti, grazie di questo che mi avete dato e ci avete dato in questa giornata bellissima. Grazie. Buon rientro. Grazie. Bravo, Renato.